Bella ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Raymond e questa è una nuova run di Minecraft Survival 1.9. Allora, mi stavo creando una grotta, una miniera nella miniera e scavando ho trovato questi diamanti, quindi volevo rendervi partecipi della cosa. Purtroppo non ho libri, fortuna, queste e quant'altro. Credo che questo sia tutto, e vedete c'è della redstone, però abbiamo trovato quattro diamantini e non è per niente male. Sto scavando, questo era livello 10, ora vi faccio vedere, livello 10, vedete? 9, 10, e io continuo a scavare. Ragazzi, sto trovando delle grandi venature di ferro e ora tra poco vi faccio vedere che sto creando praticamente una stanza sotterranea da cui partire per scavare in più direzioni. Allora, io continuo a scavare, questa me la risparmio come cosa perché è piuttosto noiosa, non è magari un tutorial su come fare una farm come avete visto nello scorso episodio, quindi magari vi faccio vedere le cose salienti. Eccoci qua ragazzi, con una stanzetta di partenza. Ho creato anche una crafting table, così posso produrre almeno le piccozze qui, le piccozze di pietra conviene perché se ne vanno via come il pane. Io sto scavando ad altezza 10 perché i diamanti si trovano tra altezze comprese tra 17 e 9 se non erro. 10 è l'altezza sotto la quale però ci sono i laghi di lava, quindi potreste essere in pericolo. Mi raccomando, non vi scavate sotto i piedi perché potreste subire danni. Allora, ora vi faccio vedere tra poco cosa faccio. Allora, in un tunnel continuiamo a trovare del buon ferro che ci serve sempre, ragazzi. E come vi ho detto, non ci scaviamo mai, e dico mai, sotto i piedi. Ripeto il mai, perché potrebbero essere caspiti dopo. Allora, chiudiamo quello che va fuori dal nostro schema di scavo. Allora, ora ve lo inizio a far vedere. Corriamo, 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 corriamo. Ho creato dei tunnel, ragazzi. Dei tunnel di scavo, guardate, non scavo, scavo, così guardo nelle quattro direzioni, sopra, sotto, destra e sinistra, così qui la stessa cosa e così andrò a fare. Ragazzi, siamo tornati in superficie per costruirci un incudine. Allora, innanzitutto per l'incudine servono tre lingotti, tre blocchi di ferro, che andiamo a fare 1, 2 e 3 e 4 4 lingotti, quindi 3 blocchi di ferro e 4 lingotti, eccola qua l'incudine, ragazzi, l'incudine. Ho fatto una stronzata, ok. L'incudine serve per riparare e forgiare, per forgiare con gli incantesimi degli oggetti. Allora, intanto la posizioniamo qui. Io sono andato a costruirmi una piccozza di diamante, e così da scavare, da distruggere anche l'ossidiana, mi sembra. E quando arriverò in un villaggio che avrà dei libri, magari dei libri incantati, verrò qui e potenzierò un'arma, un'armatura, un qualcosa del genere. Da considerare che questa comunque si danneggia con il passare del tempo, più la utilizzate più si danneggia, e quindi bisognerà utilizzarla con parsimonia, soprattutto perché richiede 9, 18, 27 più 4, 31 blocchi di 31 lingotti di ferro complessivamente. Il nostro obiettivo principale ora è quello di cercare un villaggio di coloni. Guardate ragazzi, off-cam, ci ho provato per un paio d'ore a trovarlo, a trovarne uno, ma non ci sono riuscito, quindi pian piano vediamo cosa succede.
Allora ragazzi, in vostra assenza ho fatto un pochino di esplorazione e ovviamente non ho ancora trovato nessun villaggio, però voglio farvi vedere un qualcosa per non perdervi. Allora, io già ce l'ho, è una mappa, come vedete, che in questo caso è una mappa grande. Sì, è vero, ho fatto queste pedane. Oh, guardando il video di Zio Wolf non credevo che si potessero usare davanti alle porte per farle aprire, invece oh state oh. Comunque, vedete questa mappa? Ora andiamo a vedere come farne una. Allora, innanzitutto vedete quanto oro ho trovato. Allora, quanto oro e quanto ferro ho trovato. Usiamo un po' di pietra che ormai ne abbiamo a morire. Ci serve, ragazzi, la redstone, la carta, e vi faccio vedere anche come fare la carta. Quindi andiamo un attimino fuori, velocizziamo la cosa, corriamo. Qui è venuto uno stronzo credendo di potermi far fuori uno scheletro. Allora, la carta l'abbiamo, vediamo. Ok, perché non me la dà? Ah, tutto questo, ok. Eccoci con le canne di bambù. Se non le avete come me le canne di bambù, e vi sembra un problema perché ovviamente non potete fare queste cose, sappiate che le canne di bambù si trovano sulla sabbia e devono essere circondate almeno per un lato dall'acqua. Intanto guardate che bella farm. Ho costruito anche una parte per il cavallo, solo che non so come portarlo a casa perché vuole la canna da zucchero, non canna di bambù ovviamente, però non riesco a dargliela. Allora, ci serve la carta. Come fare la carta? Vi faccio solo vedere, anche se serve anche a me ovviamente. Guardate, 3 di carta mettendo la canna da zucchero in questa maniera. La prendiamo tutta, ok, 14, sì, dovrebbe bastare. E cosa ci serve ora? Ci serve un po' di spazio, quindi posiamo sta roba. Redstone ce l'abbiamo, ci serve questa qua, ci serve il ferro, ragazzi. Allora, 4 di ferro, andate vicino al vostro crafting table e fate una redstone qui centrale, ragazzi, e mettete una, sì, vabbè, una cazzata stava a fare, una, due, tre e quattro. Ottenete la bussola, ragazzi. Ok, la prendete, vabbè, la rimettete al centro e guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ottenete una mappa vuota. Ora la mettete, qui, la prendete in mano. Guardate, a me già è completa perché io già ho esplorato molto questa parte. La cosa che vi consiglio è di farla a casa vostra, nel senso così otterrete la posizione della vostra casetta. Vedete quel pallino? Quel pallino siete voi, in questo caso sono io. E guardate, stiamo andando in giro così a spasso. Ok, là. Ovviamente questa è una mappa piccolina, vedete che non si muove lungo il bordo perché è piccolina. Se voi a questa mappa andate nuovamente vicino alla crafting table, sono dislessico oggi, e fate, aspettate, fate, dov'è? 1, 2, 3, 1, 2, 3, dovrebbe bastare, sì, la mettete al centro questa mappa e fate di questo. Ci mettete dei fogli di carta intorno, otterrete una mappa più grande e così via. Infatti guardate ora. Ok, vedete? Questo è sempre per il punto che ho esplorato io, per le parti che ho esplorato io. Non so perché non riesco ancora a trovare un villaggio, nemmeno a volerlo pagare oro, perché ormai ce l'abbiamo l'oro, tenete, guardate, abbiamo 43. Per voi sono andato a consumare 4 di ferro. Allora, il libro, ho fatto un libro, ma ovviamente non è un libro incantato perché
servono gli incantesimi da gettare sull'armatura, sulle armi. Il prossimo passo sarà ritornare nuovamente nella miniera, raccattare degli altri materiali. Guardate quanti diamanti ho fatto, 6 più il piccone di diamante, che è veramente una cosa fenomenale, fuori misura, veramente è tosto, tosto, tosto. Creerò anche delle torte, perché usando la zucca, lo zucchero, e si creano anche delle torte, quindi possiamo usare le torte. E guardate cosa possiamo fare anche. Allora, dov'è? Ah, eccolo qua. Allora, facciamo una cosa. Non vi cura da danni o dal cibo, dall'assenza di cibo, però guardate, vi cura da qualsiasi, per esempio, avvelenamento, cose così. Basta berlo dopo. Io ora ovviamente non sono avvelenato, però basta prendere un secchio vuoto, e serve anche per le torte, però bisogna avere molti secchi vuoti. Perché ho fatto una cazzata? Perché ne servono tipo 4-5 di secchi vuoti per poter creare una torta, perché servono 4-5 secchi di latte, e il latte non potete depositarlo come l'acqua o come la lava. Guardate, vi faccio vedere, non è possibile depositarlo. Guardate, se premo con il destro, devo per forza berlo. Qui avevo fatto una crafting table perché stavo lavorando qui sull'esterno, perché è venuto un creeper. Si chiama creeper quello là che si fa esplodere? Chiedo a voi. Qui era invece la casetta che avevo ideato per il cavallo, solo il cavallo bastardo non viene dietro. Forse vuole lo zucchero? Provo con lo zucchero, ragazzi, non ci ho pensato sinceramente. Allora, andiamo a vedere se viene con lo zucchero. Zucchero, zucchero sta qua, ovviamente. Sì. Cioè, non ci ho proprio pensato. Allora, io ora poso con la mappa, la seconda mappa che ho fatto. Andiamo a vedere se viene il cavalluccio. Allora, ci dobbiamo ricordare sempre da che parte si trova, però mi sembra qui, ragazzi. Chiudiamo qui, che sti mostri e la scusa vanno cercando per entrare in casa. Vi ringrazio perché siete veramente tanti. Ah, eccolo. Ah, devo fare 7 km e 20 netti di passeggiata per andare incontro al cavallo. So che è importante il cavallo perché se domato può essere cavalcato. Portiamogli lo zuccherino. Guardate. Però non viene. Cioè, io che non posso, lo dovrei trascinare. Guardate. Ok. Sinceramente non so come si fa per portarlo a casa. Però ovviamente ci sono persone che ne sanno ovviamente più di me, che seguono anche questi video, e spero che me lo diciate voi, perché lo voglio domare. Intanto qui abbiamo una vera e propria giungla cioè è uno zoo più che altro, guardate, tra piante, animali. Lì devo fare un po' di raccolta. Spero sempre che questo video vi sia piaciuto, perché veramente mi sono impegnato per portarvi nuovi contenuti. Andiamoci a vedere sto tramonto. Ah, sapete perché mi è nato quello scheletro lì? Perché io ovviamente non sono andato a mettere. Non si apriva più. Non sono andato a mettere, ragazzi, un numero di torce sufficiente sul tetto. Quindi ora facciamo op. Basta così, andiamo anche di questo, e mettiamo, mi è spawnato quello scheletro sul tetto, e ovviamente peggio per lui, che anzi fortunato io che è spawnato da solo, perché altrimenti forse sarebbero stati cazzi amari. Però
Perché guardate che una cosa è combatterne uno per quanto giochi in tutti i sensi in casa, e una cosa è combattere contro una moltitudine di scheletri, perché ovviamente possono creare danni, ma più che gli scheletri ci potevano creare danno. Devo fare il giro. Ah, qua è rimasta praticamente col culo a terra. Più che gli scheletri, quei cosi che si fanno zompare in aria, insomma. Ricordatemi sempre come si chiama, Creeper. Sì, no, non so se il Creeper è lo scheletro o cosa. Comunque andiamo a dormire, ragazzi, perché se sbucano quelli vicino a casa sono veramente doloretti. Come sempre, spero che vi sia piaciuto questo video. Nel caso, intasate di like e commenti, ovviamente. Chiedetemi quello che volete, se volete qualcosa di diverso, se volete vedere magari lo scavo in miniera live, perché ho fatto veramente una bella galleria. Guardate lì, c'è lo scheletro. Un buon numero di gallerie, ragazzi, e lì possiamo andarci a lavorare tranquillamente. E alla prossima!